dal 1947. Pastorelli, ottico-optometrista, Corso Marenco 67, Novi Ligure, pastorelli.net. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. È ripreso questa mattina in tribunale ad Alessandria il processo per la strage di Quarniento. I difensori di Giovanni Vincenti, pur sottolineando la responsabilità del loro assistito, ne hanno ricusato il dolo eventuale, ponendo l'accento sulla colpa, in quanto hanno riferito: quella notte l'imputato pensava che una seconda esplosione non ci sarebbe stata. Di diverso tenore la ringa invece dei difensori di Antonella Patrucco, che hanno chiesto l'assoluzione. L'8 febbraio è attesa la sentenza. Ma ci racconta tutto Ketty Porcello. Corre sul filo tra dolo e eventuale colpa la responsabilità penale di Giovanni Vincenti, coimputato insieme alla moglie Antonella Patrucco per la strage di Quarniento. Questa mattina in corte d'assise ad Alessandria è stata la volta degli avvocati difensori, i quali nel corso di una lunga arringa hanno spacchettato le accuse formulate nelle precedenti udienze sia dal PM Enrico Ceri, che come è noto ha chiesto 30 anni di reclusione, e sia dalle parti civili. Il primo a parlare è stato Vittorio Spallasso, uno dei due legali di Vincenti, che facendo più volte riferimenti alla sentenza Thyssen ha parlato di una colpa grave da attribuire al suo assistito, ma non di dolo. Vincenti, ha detto, ha orchestrato il suo sciagurato piano solo per intascare i soldi dell'assicurazione, ma non voleva uccidere nessuno. E quando un paio di giorni dopo lo scoppio e la morte dei vigili del fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido ha chiamato il suo assicuratore per chiedere se avrebbero erogato i soldi del premio, non lo ha fatto perché è un delinquente, ma perché il suo scopo era solo quello di risarcire per quello che poteva i familiari delle vittime. E poi ancora sul fatto che quella notte l'imputato non abbia avvisato dopo il primo scoppio che ce ne sarebbe stato un secondo, ovvero quello che poi ha causato la morte dei tre vigili del fuoco e il ferimento grave di altre tre persone, il Vincenti, ha detto Spallasso, era convinto che il timer si fosse guastato e che dunque il suo piano fosse sfumato. Lorenzo Repetti, l'altro difensore del Vincenti, ha invece puntato dapprima il dito contro il processo mediatico che di fatto ha già condannato all'ergastolo i due imputati, pur non conoscendo gli atti, che invece sono chiari a chi dovrà giudicarlo, chiamato dunque a non farsi influenzare dal pericoloso e feroce tam-tam della piazza. Repetti ha poi smontato, argomentandolo doviziosamente, l'impianto accusatorio, scandendo luoghi, orari e comportamenti del suo assistito, minato, ha ribadito, da una psiche fortemente turbata da uso e abuso di psicofarmaci. Si è detto che la nostra richiesta di sottoporre l'assistito a perizia psichiatrica fosse un nostro escamotage per richiedere una pena meno pesante, ha detto Repetti, mentre è oggettivo che Vincenti abbia seri problemi. Il punto focale è stato cercare di dimostrare che, avendo impostato i timers alla stessa ora, nel momento in cui viene avvisato Vincenti del problema dell'incendio, pensava che l'altro timer non avesse funzionato e quindi non poteva rendersi conto di quello che stava succedendo. La nostra attenzione si è focalizzata sul comportamento successivo alla telefonata tenuto dal nostro assistito, un comportamento che, in base all'acquisizione dei tabulati telefonici, alle immagini delle telecamere del Ponte Tiziano e dell'ingresso nel comune di Quarniento, hanno dimostrato in modo inconfutabile che il Vincenti è arrivato sul posto solo uno o due minuti di ritardo, e ciò non volutamente, ma perché quella era la sua regolare andatura tenuta anche nei giorni precedenti. Quindi è stata solo una casualità che lui è arrivato sul posto uno o due minuti dopo l'esplosione della seconda palazzina. Dopo una pausa l'udienza è poi proseguita con le arringhe di Caterina Brambilla e Federico Di Blasi, entrambi difensori di Antonella Patrucco, per la quale hanno chiesto l'assoluzione in quanto estranea ai fatti. Una volta uscito il marito, la signora Patrucco doveva alzare il telefono, chiamare qualcuno. Aveva un obbligo di protezione e quindi ha anche accettato il rischio. Ma per arrivare a questa affermazione del procuratore dobbiamo necessariamente porci una domanda. E cioè,
Ma la signora Patrucco sapeva che il marito aveva messo 7 bombole all'interno dell'edificio principale e sapeva che il marito aveva aperto i rubinetti di queste 7 bombole all'interno dell'edificio. Sapeva poi che le bombole sarebbero esplose quella notte. Ad entrambe queste domande, a tutte le domande che vi ho detto, la signora Patrucco ha sempre detto no. C'è un'altra domanda a cui però bisogna rispondere in senso affermativo per poter ritenere che la stessa possa rispondere dell'omicidio plurimo di questi vigili del fuoco con la fattispecie del dolo eventuale. La signora Patrucco sapeva che i timer erano stati azionati alle 1.30? Nessuno di noi può dare una risposta. È vero, mio marito in un paio di occasioni mi ha detto che piuttosto che lasciare la casa alle banche l'avrebbe bruciata, l'avrebbe distrutta, ma io non gli ho dato peso, non ci ho mai creduto. Del resto è anche comprensibile che una moglie non dia peso a certe lucubrazioni folli del marito. Questa mattina il Tribunale Alessandrino è stato blindato dalle forze dell'ordine che hanno presidiato la zona soprattutto dopo le polemiche dei giorni scorsi scatenate da un bisettimanale locale. Fuori dal Palazzo di Giustizia, come avviene in tutte le udienze per la strage di Quarniento, si è radunata una rappresentanza delle USB dei Vigili del Fuoco che oggi con uno striscione chiedevano l'ergastolo per i due imputati. E dovranno rispondere di epidemia colposa, di omicidio colposo, le tre suore vincenziane finite nel registro degli indagati della Procura di Torino, che sta indagando su alcuni decessi legati al Covid che si sono registrati nella RSA San Giuseppe a Grugliasco in provincia di Torino. Secondo quanto rilevato dalle indagini coordinate dal PM Vincenzo Pacileo, oltre ad una carenza di dispositivi di sicurezza personale riscontrati all'interno della struttura, il documento relativo alla valutazione dei rischi non era stato aggiornato e le volte in cui si era provveduto era stato fatto in maniera non adeguata. L'inchiesta, che vede coinvolte la legale rappresentante, la direttrice della struttura e quella della RSA, si è concentrata su 9 decessi e su una quarantina di contagiati tra anziani e operatori della casa di riposo. E dovrebbe avviarsi verso una risoluzione alla lunga attesa del cosiddetto personale Covid, docenti e bidelli, che in alcuni casi sta aspettando di ricevere lo stipendio dallo scorso settembre. Il problema nazionale ha avuto ripercussioni a macchia di leopardo su alcune regioni. La motivazione all'origine del problema è stata spiegata da Pierangela Dagna, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale per Alessandria Asti, durante l'incontro che si è svolto online questa mattina tra prefettura di Alessandria, provveditorato e sindacati della scuola. Alcune regioni hanno in sostanza speso di più rispetto al budget che il Ministero dell'Istruzione aveva affidato ad ognuna per l'assunzione dei contratti Covid. Non è il caso del Piemonte, che è stata una regione virtuosa, ma per riempire questi buchi sono stati sottratti temporaneamente fondi da alcune regioni, tra cui il Piemonte, all'interno del quale hanno poi patito di più le province di Alessandria, Torino e Asti. La professoressa Dagna ha anche riferito che tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, facendo un monitoraggio scuola per scuola, dovrebbe essersi risolta la situazione, perché tanti lavoratori hanno visto autorizzati i fondi per le loro mensilità in arretrato. Oggi c'è stata ancora un'emissione speciale e un'altra ancora in programma il 27 gennaio. Serena Morando, invece segretaria generale FLC-CGL per la provincia di Alessandria, ha dichiarato: noi sindacati però abbiamo fatto presente che dal caricamento sul portale delle paghe l'esigibilità dei lavoratori possono passare dai 15 ai 20 giorni. Il prefetto di Alessandria, Iginio Olita, si è impegnato a contrattare con la ragioneria di Stato per rendere prima possibile esigibili le retribuzioni. E slittano i tempi per proteggere gli ottantenni dal Covid a causa del ritardo dei vaccini in tutta Europa. Intanto, mentre si è registrato un leggero calo dei contagi in Italia, prosegue la sperimentazione di un vaccino tutto italiano. E ce ne parla Alessandra Dalla Carta.
Mentre nel mondo i casi Covid sfiorano quota 100 milioni e da oggi è stop per volere della Casa Bianca dei viaggi fra Stati Uniti ed Europa, in Italia slittano di un mese i tempi per proteggere gli ottantenni dal virus. Il piano vaccinale stenta infatti a decollare a causa dei ritardi e dei tagli effettuati finora da Pfizer. Anche questa settimana verrà fornito il 20% in meno delle fiale anti-Covid, ma ha ricordato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, togliamoci dalla testa che l'Italia sia più penalizzata di altri. Stanno trattando 27 paesi europei come dei poveracci. Un calo che si aggiunge a quello annunciato da AstraZeneca e che rende inevitabile una rimodulazione del calendario vaccinale, con la priorità, come spiegato dal vice ministro alla salute Pierpaolo Sileri, di dare precedenza a chi dovrà fare il richiamo. Intanto, in un'Italia che da ieri ha visto colorarsi di arancione anche una Lombardia precedentemente finita in zona rossa a causa di un errore, si ragiona su un accordo quadro a livello europeo che consenta di operare per conto terzi, realizzando una sinergia fra le compagnie oggi operative e altre realtà attualmente non impegnate nella produzione dei vaccini. Lo ha affermato sempre il vice ministro della Salute Sileri, spiegando che questo potrebbe aumentare in maniera incisiva la velocità di produzione. Ad oggi intanto si registra un leggero calo dei contagi e mentre l'Unione Europea intende farsi rispettare i contratti firmati dalla Pfizer sui vaccini, se necessario anche ricorrendo a mezzi legali, in Italia si guarda a Reitera, il vaccino italiano anti-Covid che potrebbe vedere uscire sul mercato le prime dosi a giugno. Se tutte le fasi di sperimentazione e di certificazioni daranno i risultati sperati, questa potrebbe essere la soluzione definitiva al virus, poiché, a differenza di altri vaccini, è monodose e può essere conservato in un normale frigo a 4 gradi. Parliamo di un altro tipo di vaccino, quello anti-influenzale tipico dell'inverno. 40.000 dosi non sono state utilizzate, sono parcheggiate nei magazzini della regione Piemonte, conseguenza della diminuzione dei contagi nel 2020. Ma sentiamo di più in questo servizio. Vaccini anti-influenzali. In Piemonte ce ne sono ancora circa 60.000 dosi non utilizzate, 40.000 sono ancora parcheggiate nei magazzini della regione e 20.000 sono a disposizione nelle farmacie. Resta comunque un numero molto basso se confrontato a quello delle dosi avanzate in Lombardia, che a metà gennaio, secondo quanto riferito dall'agenzia AGI, sarebbe stato di circa 900.000 ancora presenti nei magazzini regionali per un valore di circa 10 milioni di euro. Confrontando poi i dati della campagna anti-influenzale 2020 con quella degli ultimi anni, si comprende che l'epidemia tipica dell'inverno quest'anno è stata bloccata anche grazie alle limitazioni anti-Covid che hanno imposto mascherine, distanziamento interpersonale e per molto tempo isolamento forzato. Il risparmio in termini di costo sociale è stato enorme e questo porta ad una riflessione sui comportamenti consigliati anche nei prossimi inverni, tipo adottare con regolarità l'uso della mascherina, il lavaggio delle mani e mantenere le distanze interpersonali quanto più possibile. Si potrebbero avere così meno influenze, raffreddori e malattie da contagi favoriti dalle temperature molto basse. A dimostrare che questo cambio di abitudini non sarebbe per nulla una brutta idea, ci sono anche i numeri in forte calo delle medicine che vengono normalmente usate per combattere l'influenza stagionale, soprattutto gli antibiotici. Per chi non fosse riuscito a fare il vaccino quando è partita la campagna e che risiede appunto nella regione, magari all'inizio si era rivolto al medico e aveva scoperto che le dosi erano momentaneamente finite per ritardi nelle forniture, ecco, sappia che ci sono ancora 40.000 dosi a disposizione. Bisogna però affrettarsi perché la campagna anti-influenzale terminerà entro un paio di settimane. Parliamo della ricorrenza internazionale Giorno della Memoria, che è stata istituita per commemorare le vittime dell'Olocausto. Viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno. La Regione Piemonte, per contrastare le vecchie e le nuove forme di antisemitismo, ha emesso una delibera intitolata Ogni giorno è il giorno della memoria. L'assessore alle politiche giovanili Fabrizio Ricca ha dichiarato: con questa delibera la Regione Piemonte dice una volta per tutte che la lotta all'odio e all'antisemitismo non è
qualcosa da tirare fuori dall'armadio una volta l'anno, ma è una prassi da declinare ogni giorno in ogni luogo. Per questo nuovo piano regionale sono stati stanziati 120.000 euro per il biennio 2021-2022. La somma è indirizzata a creare reti formate da enti locali, quindi scuole secondarie di secondo grado, centri di aggregazione, organizzazione di volontariato. Ogni progetto di comunicazione indirizzato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni potrà ricevere un finanziamento per un massimo di 10.000 euro. Sarà sottoscritto un protocollo d'intesa con la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato. Elio Carmi, presidente della comunità di Casale Monferrato, ha dichiarato che la memoria rischia ogni giorno di essere strumentalizzata. Veniamo quindi alla pagina sportiva. Esordio vincente per il nuovo allenatore dell'Alessandria Calcio, Moreno Longo, contro la Pistoiese. L'Alessandria ha vinto e convinto. I commenti li vedremo i commenti emessi nel dopo partita, tra poco, nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. Domenica, snack di mais Life cotti al forno, gusti assortiti, a 69 centesimi. Solo nei supermercati costa poco. Convenienza e qualità di casa nostra. Arredamenti Bergaglio. Da 60 anni la passione di arredare. Visita il nostro showroom a Gavi. Abbiamo bisogno di nuova energia per il nostro lavoro, per i nostri progetti, per le nostre passioni. Un'energia che rispetti la natura e che ci aiuti ad avere un mondo migliore per i nostri figli. Nove Elettra offre soluzioni per le energie rinnovabili e la mobilità elettrica. Competenza e tecnologie per darvi nuova energia. Approfittate dello sconto immediato in fattura del 50%. 5 punti vendita tra Piemonte e Lombardia. 9elettra.com. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba ed Acqui Terme, serramentigollo.com. Il vostro furgone vi ha abbandonato? Noleggiate un Fiat Talento 9 posti a 98 euro da SAS Group, 848-001-050. Pappa il tufa, del tuo gusto mai ci si stufa, tarrufando ogni bocconcino, tienilo sempre a te vicino. Con Paltufa, Palzola ti tartufa. La prima per il neo mister dell'Alessandria Calcio Moreno Longo contro la Pistoiese. Dopo un primo tempo un po' incerto, i grigi hanno meritato i tre punti, con un notevole miglioramento anche della qualità del gioco, andando a segno prima con Chiarello e poi a tempo scaduto con Castellano. Le prime dichiarazioni del mister. Sicuramente una vittoria molto importante, perché si arrivava dopo un periodo non positivo e di conseguenza sono quelle vittorie salutari dopo una settimana con il cambio di allenatore, dove si vivono sempre emozioni particolari, dove sui giocatori ricadono responsabilità importanti e di conseguenza partite mai semplici e mai banali da portare a casa. In questo siamo molto contenti, ho avuto la risposta caratteriale
che volevo dai ragazzi, anche perché in due giorni di allenamento non avrei potuto chiedere altro se non creare questa base di uomini, come vi ho chiesto nella conferenza di presentazione. E oggi ho visto in campo un'Alessandria davvero compatta, coesa, che ha voluto la vittoria, anche soffrendo a discapito di un'ottima Pistoiese. Non ho la presunzione in una partita di giudicare i miei calciatori, che scoprirò ancora nelle prossime gare, nelle prossime settimane, però sicuramente oggi ho già iniziato a capire qualcosa in più su ogni giocatore che ho avuto a disposizione durante i 90 minuti. Se oggi c'era una cosa abbastanza evidente è che la squadra doveva ricercare di chiudere la partita con più insistenza, non si doveva accontentare di essere andata in vantaggio e quindi doveva, secondo me, mettersi nella condizione di creare i presupposti per farlo, anche se poi se vado a vedere poi l'occasione di Chiarello, l'occasione di Casarini e l'altra occasione che abbiamo avuto ancora con l'inserimento dentro l'area di quattro giocatori che non sono andati a chiudere, abbiamo avuto più di una palla per andare sul 2-0, però nella gestione dopo la riconquista la nostra squadra deve assolutamente fare meglio. Sette gold. Il processo e sette gold ancora insieme.